tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi, incredibile ma vero, devo parlarvi di una nuova limited edition firmata Kiko Milano. Io praticamente l'ho vista in negozio sabato 12 dicembre grazie ad una di voi che mi ha segnalato su Instagram la presenza di una nuova collezione in negozio, che comunque potete trovare online da ieri mattina, quindi lunedì 14 dicembre. Questa nuova collezione si chiama Campus Idol, quindi si intuisce già dal nome, una collezione che si ispira ai campus universitari, di conseguenza una collezione sicuramente giovanile, moderna, colorata, dedicata ad una donna allegra, fresca, sportiva ma anche elegante, dice Kiko. Una collezione nella quale troviamo diverse palette, ci sono tre tipologie diverse di palette: viso, occhi e sopracciglia, e nella quale troviamo dei matitoni doppi sia per occhi che per labbra, quindi all'insegna della praticità, prodotti perfetti per un make-up dell'ultimo minuto o rapidi ritocchi. I pack della collezione sono eleganti e semplici e richiamano le stampe dei college americani, le fantasie ricorrenti che ritroviamo sugli stemmi dei college, con alcuni elementi tipici. Quindi abbiamo, prendiamo qualche confezione, quindi abbiamo praticamente questi colori accesi, vivaci, blu, rosso, viola, accostati al bianco. Troviamo molto bianco nei pack di questa collezione. Abbiamo praticamente le righe contrastanti, le forme a V e anche il monogramma KK. Come vedete, devo calmarmi. Inserito, come vedete, all'interno di uno stemma che va a rappresentare idealmente, se che comincio a ridere non la finisco più, a rappresentare idealmente l'università Kiko. E questo era il pacchettino. Allora, devo dire che comunque, per essere sincera, non mi ha trovandomi di fronte a questa, lo stand con questa collezione, diciamo che non sono rimasta proprio estasiata, non è una collezione che mi ha esaltato. Infatti ho acquistato soltanto 4 prodotti, ma non perché non siano validi questi i prodotti della collezione, semplicemente perché, possedendo veramente tantissimo make-up, cerco, ci provo, di acquistare comunque qualcosa che veramente mi colpisce per colore, per te, un prodotto che per qualche motivo, diciamo, ovviamente dal mio punto di vista, risulta diverso da quello che possiedo o comunque particolare. E in questa collezione in realtà diverse categorie proprio di prodotto non mi hanno invogliato all'acquisto, e potete trovare in collezione, come sempre partendo da quello che non ho acquistato, due palette occhi di ombretti nude, una sul contorno sul marrone, l'altra con tonalità sul tortora. Quella sul tortora era una palette più pigmentata e mi ha veramente ricordato questa palette che poi, tornata a casa, ho riesumato proprio per l'occasione, questa che faceva parte della collezione Colors in the World del 2013. Questa in realtà secondo me è anche più bella di quella che troviamo adesso in collezione, perché aveva questi tortora, diciamo, violacei, malva, veramente splendidi. E comunque la disposizione, diciamo, la forma delle gialde è questa anche nelle palette della Campus Idol, e c'è sotto l'applicatore, e queste, quindi trovate quindi queste due palette di ombretti con 6 ombretti nude, e ci sono poi dei kit per le sopracciglia in 3 tonalità, 3 referenze colore, con 2 polveri, 2 illuminanti, una cera, degli stencil e un applicatore. Anche qui ho prodotti per le sopracciglia per i prossimi 2-3 anni a venire. E poi c'è una pochette viola in ciniglia molto graziosa, con un pompon bianco attaccato alla zip della cerniera, che si può utilizzare anche come ciondolo per portachiavi. Ci sono poi 2 pennelli, i polveri, una polvere, diciamo, per il viso, molto ampi, belli, uno arancio e uno viola, 14,90 €, diciamo che probabilmente il viola lo prenderò con qualche promozione. Ci sono poi dei matitoni labbra, matitoni lucida labbra, quindi da effetto bagnato, e poi un mascara nero con uno speciale particolare scovolino e applicatore in silicone. Quello che invece, i prodotti che sicuramente hanno attirato immediatamente la mia attenzione, sono stati questi matitoni doppi e proposti sia per occhi che per labbra. Partirei da quelli per occhi perché ne ho acquistati 2 e si chiamano Double Dare Eyeshadow e Eyeliner. Quindi in buona sostanza si tratta di matitoni che hanno una doppia estremità: da un lato troviamo un ombretto, dall'altro troviamo un eyeliner. Il pack è questo, come vedete molto carino, blu, rosso e bianco. Il pack vero e proprio dell'ombretto, del matitone, è questo.
quindi sempre il bianco, che praticamente è impreziosito, però come vedete alle due estremità, vediamo se mette a fuoco, dai, non fare la monella, ecco qua, da questa diciamo decorazione a zigzag, questo motivo che viene definito chevron. Per quanto riguarda la formulazione di questo prodotto, l'ombretto, la parte ombretto ha sicuramente una texture morbida, cremosa, scorrevole, che si applica facilmente, si stende con facilità grazie anche alla punta bombata, e hanno praticamente un finish chi più chi meno comunque metallico, luminoso. La parte matita è sempre cremosa, scorrevole, pigmentata a lunga tenuta, ed è praticamente una matita comunque per uso esterno, quindi che non va utilizzata all'interno dell'occhio. La gamma cromatica proposta, quindi troviamo 6 tonalità, abbiamo una matita nera abbinata ad un ombretto vaniglia, una matita blu abbinata ad un ombretto azzurro gelo, una matita teal abbinata ad un ombretto oro e una splendida matita grigia abbinata ad un ombretto antracite brillante, luminoso, fantastico, che io non ho preso e che comunque prenderò intenzione di prendere in seguito. I colori che io invece ho preso sono due, quindi, e vi mostro il primo matitone, che è quello che ho in mano da un quarto d'ora, che è il numero 02 e si chiama Copper and Chocolate, quindi praticamente sono andata molto sul classico. E sono rimasta colpita dal colore di questo ombretto, Paola, calma, di questo ombretto, perché come vedete, ancora non lo vedete, si tratta praticamente di questo rame che è anche un po' rosato, bellissimo per i miei gusti, molto luminoso, brillante, arricchito all'interno da glitter che sono dorati, ma sono anche rossi e ramati. È molto bello, io adoro questo tipo di colorazione, diciamo che ha un effetto anche defaticante, secondo me, sullo sguardo, e mi piace anche utilizzato in dettagli per punti luce. Ed è chiaramente l'ombretto che indosso stamattina, sia applicato sulla palpebra mobile che poi diciamo sfumato lungo la rima ciliare inferiore. Poi praticamente dall'altro lato invece troviamo quindi una matita, che è una matita marrone. In questo caso si tratta di una matita marrone scuro, freddo, direi, che come vedete ha sicuramente un'ottima pigmentazione, il colore si stende in maniera assolutamente uniforme e ha un finish completamente opaco, quindi è la combo che indosso stamattina. A questo proposito, però, sull'utilizzo di questo prodotto, volevo darvi due suggerimenti perché l'ho già utilizzato ieri. Sicuramente l'ombretto applicato sopra un primer non è di quelli che va nelle pieghette, il colore rimane abbastanza intenso a lungo, però ci sono due però. Per applicare la matita, aspettate prima che si asciughi, si fissi l'ombretto, perché altrimenti purtroppo non scrive bene. Dopodiché, la matita, queste matite che hanno, diciamo, una sezione abbastanza grossetta, non sono delle matite sottili, come ben si evince, non hanno un temperino. Ciò diciamo che non è un grosso problema perché si temperano fortunatamente con i vari temperini che ritroviamo alla base delle matite di Kiko. Io, per esempio, ieri ho utilizzato questa matita che è una Color Definition Eyeliner in Kajal della Rebel Romantic. Quindi sul fondo abbiamo il temperino, potete tranquillamente temperare le matite dei matitoni. L'unica cosa è che, però, ha una texture comunque morbida questa matita. Onde per cui quando andate a fare la codina non è che sia, diciamo, una matita molto precisa. Io infatti avevo provato, volevo utilizzare solo la matita, ma poi sono andato invece ad applicare un ombretto marrone sfumato, diciamo, nella piega, sempre per questo motivo, insomma, che non è facilissimo con una punta del genere rossina e morbidina fare una codina precisa. Detto questo, vi mostro la seconda matita che ho preso, il matitone, che è il numero 03 e si chiama Lilac and Plum, e là mi ha fregato perché ovviamente non potevo lasciare un prodotto con un nome del genere in negozio, che ha quindi un ombretto metallico lilla. Swatch direttamente sia l'ombretto che la matita, un ombretto quindi metallico lilla, che però è molto meno metallico e brillante rispetto alla variante che abbiamo visto, marrone e oro, ecco qua.
Quindi abbiamo l'ombretto, quindi questo lilla metallico, che però all'interno ha dei letterini, diciamo, sul rosato, e poi giù vedete la matita che è quindi questo viola molto scuro, bellissimo, che però si vede ancora, l'ho anche indossata, che non è una matita nera. Diciamo che di questa preferisco la parte matita all'ombretto, però tranquillamente la utilizzerò la parte lilla come base per ombretti in polvere. E quindi questi erano i matitoni che io ho acquistato. Vi consiglio sicuramente sia questo, è molto bello, ma vi ripeto, è molto bello quello grigio l'antracite. Secondo me è fantastico anche come base per smoky veloci. Purtroppo là è la Camplam e quindi mi ha fregato, come vi dicevo. Il discorso del prezzo, questi matitoni hanno un costo di 7,90 euro, e comunque, considerando che si tratta la praticità di portarsi dietro in uno in un prodotto doppio, comunque non mi sembra un prezzo eccessivo. E come vi anticipavo all'inizio, in questa collezione questi matitoni li troviamo anche per le labbra. Il prodotto labbra si chiama invece Double Match Lipstick and Lip Liner e comprende quindi una matita da un lato per contornare le labbra e dall'altro un rossetto dal colore intenso e luminoso. Il pack esterno è praticamente blu, rosso e bianco come quello dei matitoni occhi, ma i colori, come vedete, sono soltanto invertiti. E invece il pack del prodotto è lo stesso, praticamente del matitone che abbiamo visto per gli occhi. L'unica differenza è che la decorazione a zigzag è presente soltanto da un lato, e meno male che c'è questa piccola differenza, perché altrimenti sarebbero stati indistinguibili i matitoni. Quindi quello con una sola decorazione è il matitone labbra. Per quanto riguarda la formulazione di questo prodotto, abbiamo una matita che è assolutamente pigmentata, morbida, scorrevole, dal tratto preciso e a lunga tenuta, che ha una formulazione a base di cere ed è anche no transfer, quindi prolunga la durata del rossetto. Il rossetto ha un finish luminoso, una texture cremosa, scorrevole, che praticamente risulta sulle labbra molto confortevole. Praticamente steso sulle labbra lascia le labbra appunto morbide e lucide. Ma la sua particolarità, e lo dico con cognizione di causa perché l'ho già provato ieri, questo rossetto praticamente dopo circa un'ora, un'ora e mezza si opacizza, praticamente tende a diventare satinato e quindi anche molto durevole, sicuramente anche grazie alla matita no transfer utilizzata come base. La gamma di colori proposta, diciamo, che trovate in negozio, purtroppo, ahimè, è sempre la stessa. Troviamo un rosa carne nude chiarissimo, non l'ho preso, avendo preso da poco il Temptress Lip Set della Cosmic Starlets nel colore 01 Misty Rose, che è praticamente un rosa nude chiarissimo. C'è poi un classico rosso, un color fragola, mi sta abbassando la voce, un color fragola, e poi due tonalità di rosa, un rosa freddo, diciamo un rosa Barbie, e un rosa più caldo, ma comunque due nuance che per i miei gusti sono un po' troppo, diciamo, accese per questo periodo dell'anno. Le preferisco sicuramente in primavera, estate. E poi lui, l'unico colore che ho acquistato, un colore splendido che si chiama 04 Sweet Marsala. Quindi, a rigor di logica, diciamo, dovrebbe essere un marroncino rosato con una punta di rosso. E vi faccio direttamente lo swatch sia della matita che del rossetto. Perché quando arriva questo periodo dell'anno comincio sempre a soffrire con la gola. Allora, vi dicevo che praticamente questo colore in realtà per me è un prugna fondamentalmente, un prugna un po' violaceo, con caldo, con del rosso all'interno. È questo colore qui che è splendido. Come vedete, sono perfettamente abbinati la matita al rossetto, e il rossetto ha una pigmentazione eccezionale. Proprio con una sola passata si ottiene questo risultato. È un colore assolutamente perfetto per la stagione, in linea con i trend, attuali. Un colore
che è sicuramente un po' cupo, ma che io vedo estremamente raffinato. Mi dispiace davvero per le altre colorazioni, perché ne avrei preso volentieri degli altri, di questi matitoni, però sinceramente speravo in qualche nuance più particolare, anche un viola, diciamo, un marroncino, ecco, ci stava comunque bene, un nocciola, insomma, un marroncino rosato, comunque qualcosa di diverso. Probabilmente poi con qualche promozione prenderò ad ogni modo il fragola, che comunque è un bellissimo colore, e magari diciamo il rosa, non la versione rosa Barbie, ma questo è veramente splendido e ha sempre un prezzo di 7,90 euro. Non so come lo vedete sulle labbra, se già si è opacizzato, non è passata ancora un'ora. Comunque il colore è questo, ed è questo bellissimo mix tra rosso e prugna. Volevo dirvi, il prezzo è sempre di 7,90 euro. Ora sicuramente c'è meno prodotto qui dentro rispetto a un rossetto al formato tradizionale, però considerate il vantaggio di avere quindi la matita che è perfettamente abbinata al rossetto, nonché diciamo la praticità di portarsi dietro magari in borsa con un prodotto solo, due prodotti, quindi questo è sicuramente un vantaggio. E probabilmente questo sarà l'ultimo rossetto Marsala del 2015. Infatti, a questo proposito, non so se avete visto i colori Pantone per il 2016. E dopo Radiant Orchid e Marsala, Pantone ci delizia con due sfumature pastello. Abbiamo il Rose Quartz, che è un rosa delicato, e Serenity, che invece è un celeste, un azzurro cielo. Sono due colori sicuramente romantici, delicati, molto chic, che in realtà io non disdegno per quanto riguarda, diciamo, l'abbigliamento, anche magari su una borsa, però sinceramente nel make-up non amo particolarmente le sfumature pastello. Vedremo cosa ci proporranno, ma io preferivo sicuramente un Marsala Bis. Mi ero abituata a fine anno ad utilizzare i prodotti, diciamo, Marsala, poi interpretati sempre in maniera molto molto diversa. E vi volevo parlare infine dell'ultimo prodotto che ho preso della collezione, che è una palette viso. Una palette viso che si chiama All Stars Face Palette, ed è una palette che praticamente contiene tre prodotti in polvere, un blush, un illuminante e una terra. Praticamente un prodotto che quindi serve a scolpire e illuminare il viso. Questo prodotto lo trovate in collezione in due referenze colore. Io ho preso la palette numero 02 Beauty Cora, perché la palette 01 ha tonalità più chiare e più rosate, quindi non perfette, non adatte per il mio tono di pelle. Il pack è molto molto grazioso di questa palettina. Questa è la scatolina, diciamo, esterna, e questa è la palette vera e propria, quindi in cartoncino rigido. Ed è Balm e Benefit insegnano, con chiusura magnetica. Aprendola troviamo uno specchio e praticamente questa plastichina, diciamo, questo foglietto in plastica a protezione delle tre cialde, che praticamente emanano una profumazione che, diciamo, mi ricorda un po' le saponette per le mani, però per me non è affatto sgradevole. E queste sono le colorazioni presenti all'interno di questa palette. Come vedete, la terra e il blush sono praticamente, hanno le cialde quadrate e notevolmente di dimensioni superiore rispetto alla striscia di illuminante che troviamo al centro, e sono impreziosite diciamo, dallo stemma con il monogramma KK, mentre al centro troviamo l'illuminante con il logo Kiko inciso. Ok, possiamo passare sicuramente agli swatches. La terra è praticamente setosa e ben pigmentata, ed è un marroncino che in realtà è un colore abbastanza neutro, ma diciamo che io non lo utilizzerei, comunque non lo vedo un colore adatto per contouring. Eccolo qua. Ed è comunque un colore perfetto per scaldare, diciamo, il viso nella lunga stagione invernale. Il Legre è quello che ovviamente ho utilizzato stamattina come bronzer. Il finish sembra, visto nella cialda, un po' luminoso. Si vedono, diciamo, si vede qualche glitterino sparso, che però vi assicuro non si riesce a vedere poi né nello swatch né tantomeno sul viso. Quindi diciamo che ha un finish completamente opaco. L'illuminante è stata una sorpresa in positivo in questa palette, che assolutamente non avevo intenzione di prendere, ma dopo averla toccata con mano
strano, visto insomma le colorazioni, l'ho voluta portare a casa con me, anche perché poi hanno una texture, queste polveri setose, sottili, assolutamente non polverose. Questo è l'illuminante, che come vedete è un crema giallino, molto delicato, con sottili riflessi dorati all'interno. Questo è proprio un illuminante di quelli che piacciono a me, perché è molto discreto, rilascia sul viso un velo di luce con un effetto quindi molto soft, delicato e naturale. Il blush invece il blush invece è un corallo rosato, invece sicuramente più acceso e luminoso, è sempre quello che indosso stamattina, ed è praticamente una colorazione bellissima, anche se io anche questo tipo di colore lo preferisco, diciamo, nella stagione primavera-estate, ed è questo colore che è splendido comunque, che ha una delicatissima satinatura e delle minuscole perlescenze all'interno, dei sottili riflessi rosa dorati che sono assolutamente non invasivi e non pesanti. Vi assicuro, l'ho indossato stamattina, non si vedono, non immaginate un blush con i glitter all'interno, quindi molto molto sobrio e perfetto per un utilizzo giornaliero. Questa palette ha un costo di 14,90 euro. Anche in questo caso, voglio dire, il prezzo non mi sembra eccessivo, considerato che voglio dire, ha all'interno quindi tre prodotti ed è una palette molto pratica anche per viaggi e spostamenti. Bene, questi erano i miei acquisti. Io personalmente, come punto di vista proprio molto personale, vi dico che, considerando che questa è la quarta limited edition in 4 mesi, abbiamo avuto la Rebel Romantic, la Midnight Siren, la Natalizia, Cosmic Starlets, per me è una fortuna che questa collezione non sia ricca di prodotti interessanti che ci fanno spendere un sacco di soldini. Anche se obiettivamente qualche prodotto interessante c'è, i matitoni, secondo me, sia occhi che labbra meritano di essere provati. Io ho speso per questi 4 prodotti circa 38 euro, purtroppo ho buttato lo scontrino, comunque mi è stata offerta la possibilità di scegliere un omaggio tra i prodotti individuati nel negozio da una stellina. Io ho scelto un Long Lasting Stick Eyeshadow, questo è quello che utilizzo e questo è quello nuovo, e ho scelto il mio amato Long Lasting Stick Eyeshadow numero 37 Bordeaux, che è questo colore fantastico che io praticamente utilizzo un giorno sì e un giorno pure come base per gli ombretti. È splendido, anche l'ho utilizzato con il Rouge Noir di Chanel come base, fa un effetto fantastico. Quindi questo matitone è veramente splendido. Bene, direi che anche per oggi ho parlato tantissimo. Io spero comunque di esservi stata utile. Vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.